ragazzi, nuovo pacco da Amazon. Scopriamo subito di che cosa si tratta. Vediamo un pochettino che cosa è. Ovviamente dal titolo avreste già capito che cosa è, quindi direi di non perdere in chiacchiere. Tagliamo completamente questo. E what? Pikmin 4? Giochiamo subito a Pikmin 4. E quindi ragazzi, si inizia questa super ultra avventura con Pikmin 4. Let's go. Eh? Ah, interessante. Perché no? Ok, grazie. Ok, grazie. Perfetto. E quindi ragazzi, oggi sono super gasato. Voglio iniziare e portare a termine questa serie nella miglior maniera possibile. Intanto, modalità storia. Potrei riprendere questi dati? Sì. Ma no. Mi faccio una nuova partita perché è giusto. Siamo un giocatore perché è un giocatore. È un giocatore, punto e basta. Ragazzi, oggi sono super gasato per tantissime cose. Uno, lo sto registrando la sera questo video, quindi si è più freschi. Due, ho il ventilatore lì, però voi non lo sentite perché è bellissimo, è da tavolo. È da tavolo, è bellissimo. Poi farò anche dei video update che vi mostrerò cose belle. Ho cambiato molte impostazioni nell'ultimo periodo per quanto riguarda il computer, quindi adesso dovreste vederlo anche con una qualità migliore. E detto questo, iniziamo subito. Io sono il capitano Olimar. Qua non si può scappare, vero? Sono al comando di una nave spaziale chiamata Dolphin. Comunque bello. Vabbè. Questa è la storia di come mi sono schiantato su un pianeta sconosciuto e di come alla fine sono stato salvato. E ora non potrò mai sbagliare a leggere perché letteralmente avevo messo tutto schermo, quindi è difficile che io sbagli a leggere. Vabbè, la storia del capitano Olimar comunque la conosciamo un po' tutti. Cioè, se no non sareste qui a vedere questo video. È normale che poi sì, i pezzi della nave nello spazio ovunque, non c'era neanche il cibo, tutte cose lì. Comunque è molto molto bella questa bellissima copertina per una piccolissima scheda, però molto molto bella. La Nintendo proprio si è impegnata molto. Giocheremo con un bel po' di Pikmin, vedo. Cosa che negli altri Pikmin non esisteva. Vabbè, ora vi lascio direttamente tutti i dialoghi se li volete vedere. Se no potete skippare uno o due minuti e li vediamo insieme direttamente in gameplay. Però vabbè, ogni tanto qualcuno lo vorrebbe vedere. Io ho già portato la demo, quindi è per quello. E io infatti sto giocando dalla versione originale, cosa che non ho youtuber non ha fatto. Quindi solo per questo io meriterei un like e l'iscrizione al canale, ragazzi. Solo per questo lo meriterei. Però vabbè, continuiamo. Windows para rivali kefna. Quest'area è qualcosa di diverso da quelle che abbiamo scoperto finora. Interessante. Questo sarebbe Occi. Fermi, dove scappate? Ok, questi sono i Pikmin normali. Da Pikmin 1, 2, 3. Sono sempre quelli, stessi Pikmin. Possiamo skippare? Possiamo skippare. Tanto non succede nulla, ci fa vedere soltanto che ci sono dei Pikmin sparsi in giro. E ci sono già i primi comandi. Quindi, via. Sì, ragionare e tenerli con me. E ora vediamo un pochettino anche come si fa. Ci sono molte funzionalità che voi non avete visto in nessun altro Pikmin. Però, quali sono i dettagli? Perché già Occi non esisteva.
Ma ora, come fare a rompere questi vasi di terracotta? Sarà difficilissimo, tranne che Ocean si può fare queste. Quindi, come fare? Lo scatto! Durante un salto puoi iniziare a caricare la forza di un cane. Tieni premuto X e poi prendi la mira. Quando la carica al massimo, fai uno scatto! Wow, non l'abbiamo visto nella demo, che se vi siete persi vi consiglio di andare a vedere, perché l'ho messo tra i video consigliati, quindi andate a vedere la demo, sta qui in alto. Pikmin, che carini! Io amo i Pikmin, sono bellissimi. Ok, cavalli, vai con il fischietto, B, vabbè, ovviamente sempre così. Tac! Ok, sono 5 su 5, qual è il massimo che possiamo raggiungere? Ora ovviamente dovremmo sempre di più andare a prendere altri Pikmin, eccetera. Vabbè, sì, registriamo nel diario, perché alla fine l'abbiamo fatto anche nella demo, quindi registriamo comunque nel diario, però questi sono altri dettagli. Eh sì, si poteva comunque continuare dalla versione demo dei giorni, però non volevo ricaricare effettivamente la demo che avevo già portato. Lo potevo fare? Certo, non mi sarebbe costato assolutamente nulla e adesso comunque avrei 1, 2 o anche 5 a sto punto episodi in più, visto che ogni giorno di questo gioco sarà effettivamente... c'è un episodio in pratica. Quindi sì, non per dire, però sì. E tryharderò un botto all'inizio, quindi se mi vedete carico all'inizio è perché tryharderò non sapete quanto. Anche perché io lavoro e quindi devo per forza portarmi un video al giorno. Ma cosa positiva, io riuscirò sicuramente a farlo, quindi vediamo un pochettino cosa farò. Ok, questo è il massimo. Venite qua, mamma mia. Mamma mia, ma quanti li stiamo a trovare di Pikmin? Dai, venite qua pure. Ok, veloce. Sbaglio, ho sentito qualcosa che non dovevo alla mia videocamera. Che, ok, forse non era la videocamera. Effettivamente, pensavo fosse, mi fosse morta la videocamera. Meno male che non è così. Che Pikmin stanno giocando, già. Oh già, eccoli. Eccoli Pikmin. Ok, via, boom. Ciao. Salve, salve. Ok, adesso possiamo salire qua sopra. No, non ci conviene. Andiamo a trovare gli altri Pikmin. No, non mi ricordo che cosa bisogna fare effettivamente, perché la demo l'ho fatta qualche episodio fa effettivamente. Quindi non per dire. Forse dobbiamo prendere 20 di ogni cosa. Vai, vieni. Ah, anche perché noi non abbiamo scoperto... Ok, non abbiamo scoperto alcune funzionalità. Sì, so come si cambia la prospettiva con R. Allora, vediamo un po'. Allora, 20 Pikmin gialli già ce l'abbiamo, Oplili. Eccoli qua. Ok, ci deve essere un pezzo di nave da qualche parte. Giusto. Fiutiamo. Esiste già il fiuto, ok. Non devo fare niente. Dobbiamo seguire questi fuochi fatui blu. In pratica, quali sarebbero? E abbiamo già trovato altri Pikmin, Ci sono già degli altri Pikmin. Vediamo un po'. Tac. Eccoli là, i Pikmin. Sono Pikmin? Sì, sono Pikmin, no. Ok, sono tutti qua, venite. Mamma mia, siamo già alla 60. Siamo assai. Ma il massimo non è 60, infatti. Vabbè. Ok, cosa c'è qui dietro? Quindi andiamo direttamente con lo scatto. Boom. So che sembra scocciante per quelli che erano presenti nella demo, però purtroppo è così. Lo conterrà lui? Non lo so. Tipo, non esisteva in tutti i giochi di Pikmin. Wow. Ah sì, effettivamente in questo gioco si può fare lo scatto e poi velocemente si può attaccare il nemico. Si può fare? Sì, lo faremo. Sì, ovvio. Vediamo un pochettino allora. Vai! Boom! Pikmin, l'attacco! No, venite. No, non voglio che nessuno muoia. Non in questo let's play. Nella demo, ok, tanto era la demo che è fatta. Però in questo let's play nessuno deve morire. Quindi ci godremo un poco. E si godremo un poco, perfetto. E abbiamo un elettrodromo. Non so perché. Ah, la radio interstellare. Perché è venuto elettrodromo? E cosa ho pensato con elettrodromo? Vabbè, è una delle prime piste di Mario Kart 8 Deluxe, però... Però lo so.
Ettodromo mi ricorda molto un oggetto. Vabbè, quali sono altri dettagli comunque, quindi sì. Ma stiamo andando in 60 fps, oltretutto. Mo, e stiamo andando anche con 8 di CPU. Mo, buonissimo. Eh sì, i caricamenti sono puramente del gioco. Non sono io che lag, non si deve caricare nulla, sono proprio all'interno del gioco. Oh, ok. Webro, na bi dolos. Sono da papado ronoma. Tondoro. Te bip na te boju. Dosso, ma potem tu be. Weba. Kamman dispara. Ripo non slon. Kaparas chun. Dor. Los los. Pimo. No furu no se. Weba. Leba leba. Tu papchiru. Don lon. Nubu, no, mas pela mal. Questa secondo me è la parte più bella di tutto Pikmin, anche se non ho ancora giocato Pikmin. Però sembra bellissimo. Vabbè, no vabbè, è troppo forte. Posso dire che è troppo forte? Creerò un personaggio puramente a caso, veloce veloce. Ok, via. Come on. Bellissimo, pianeta Karut, che è il pianeta più famoso che esiste in tutta quanta la nostra galassia. Il nostro universo. Non esiste. Non so se lo sapete la storia di Pikmin. Letteralmente ve lo dico in maniera molto, 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 molto veloce e distretta. Allora il capitano Olimar si trova sulla Terra, si schianta sulla Terra con tutti i pezzi della nave, tutti i roti, eccetera. La Terra veniva chiamata in un'altra maniera e sarà di tantissimo tempo orsono da oggi. Quindi stiamo parlando tipo di 3000, anche 4000 anni dopo l'oggi di oggi, quindi del 2023. Questo che cosa significa? Che ci sarà di nuovo tutta la vegetazione e prima in pratica c'è fu un'esplosione, ci furono dei disastri che... Sì, devo cercare i scuritori dispersi, l'avevo capito questo. Oh, Cin, salve! E quindi in pratica noi dovremmo andare a salvare questo capitano Olimar che si trova sulla nostra terra. Però tra qualche millennio di anni, se no anche qualche milione di anni. Ovviamente i terrestri hanno capito come andare sulla Luna, su Marte o tante altre cose. E quindi che cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di ritornare all'interno della Terra per vedere un pochettino il tutto. Ci sono ancora 6 soccorritori dispersi, quindi significa un soccorritore per episodio. Sì, si presume che i primi giorni saranno soltanto così, soccorritori, soccorritori, soccorritori. E poi per il resto ci concentreremo anche sui Luminum. Chi non sapesse che cosa sono i Luminum, aspettasse qualche minuto, così che possiamo subito dirvi che cosa sono i Luminum. L'unica cosa che possiamo fare con Ocin è fischiare e dire ad Ocin di mandarlo a tirare questa radice. Solo Ocin lo può fare. Ricordiamoci di questa cosa perché me l'ero scordata nella demo. Quindi per evitare di fare live di 5 ore per fare soltanto 5 giorni, diciamo che preferisco adesso sapere che non sapere. Anche perché prima non conoscevo per niente, dico per niente, Pikmin. Quindi in realtà mi devo abituare anche ai comandi, cosa che è completamente diversa da Mario. Però quali sono altri dettagli? E noi abbiamo un nuovo dell'equipaggio che sarebbe... Se ti presenti... Magari... Grazie. Sì.
Sì, Colin, ecco qua Colin. Sa, comunicazioni, sì, vabbè, si occupa delle comunicazioni in pratica. È molto in gamba a maneggiare gli attrezzi, cosa ci servirà molto. Però ci serviranno prima di tutto i primi due da soccorrere, cioè i primi tre anzi da soccorrere. Già uno l'abbiamo soccorso di persona, non di cane. Tanto cane quello, basta. Sì, non sto leggendo. Se volete che io legga tutti quanti i testi, demo, guardatevela, l'ho spiegata nel dettaglio. Sono stato 5 ore nel fare tutta la demo. Quindi userei dire, per arrivare al quinto giorno per la demo, vi devo dire. Quindi in pratica conosco parecchie cose. Se volete vedere, skippando tutto quanto il dialogo, io lo so a memoria, perché la demo l'ho giocata troppo. Secondo me l'ho giocata troppo. E quindi sì. Vediamo la lista di obiettivi prima di tutto. Che sarebbero i primi obiettivi. Quello di salvare la squadra di soccorso. Il problema è che non sarà la squadra di soccorso, ma ci saranno tante altre. Ovvero le prime tre che ci saranno sarebbero come si gioca? No, non serve. Ecco qua. Ci saranno anche altre cose, eh? All'inizio non ci sarà proprio niente. La mappa sarà quella più importante di tutte, che consulteremo sempre, perché Pikmin 4 è un gioco anche di avventura, quindi sì. E in pratica l'unica cosa che dobbiamo fare adesso è dirigerci alla Stafford. Qua... Ah, ok, non mi faccio schiacciare meno. Sì, è la Stafford, lo so. Quella video non so come faremo ad arrivarci. E infatti ora inizia il bello di Pikmin 4, ovvero la novità. Questa è la mappa, con B possiamo aprire anche il menu tablet e possiamo anche vedere la lista obiettivi con no, non possiamo vederla con meno. Sono la lista obiettivi qua. Salvare la squadra di soccorso sarà quello di punta. Noi potremmo anche togliere la punta, ovviamente, però quelli sono altri dettagli. Due obiettivi che ci saranno a breve sarà quello di salvare ovviamente il capitano Olimar, perché il capitano più importante di tutta quanta la squadra di soccorso. Ma oltre al fatto quello stiamo facendo noi, quindi dobbiamo per forza salvare il nostro capitano Olimar. E se ho detto salta è perché c'è scritto salta in basso a destra. E quindi sì, ora dobbiamo trovare un metodo per arrivare là. Come fare? Vabbè, ovviamente è impossibile superare quel muro. Ma infatti non lo supereremo mai. C'è qualcosa là sotto. Ah, manda. Vai Occi, vai. Vai Occi, vai. Veloce, veloce, veloce. È una cara la soccorsa. Tutti i cani fanno le buche. Tutti lo fanno. Vai Occi, vai. E poi un altro obiettivo sarà quello di acquisire Luminum. Però non so fino a quanto sarà annesso, se i Luminum saranno delle funzionalità per sbloccare nuove Pikmin, nuove mappe, nuove cose, non lo so. Dalla demo si è visto letteralmente poco e niente, oltretutto. E quindi iniziamo subito. Si può? Ok, ci conduce direttamente, sì, ha detto lui in pratica, ci conduce alla stessa cosa. Quindi, sì, vai. Coraggio di fronte al pericolo. Come on! Tanto il traghetto durerà pochissimo questo gruppo. Il tempo di fare il primo episodio e poi già il secondo episodio è più movimentato. Però sì, dobbiamo fare tutto questo. Dobbiamo arrivare ad un punto tale che possiamo salvare qualcosa. E anche se potessi vedere i nuovi oggetti della demo, i nuovi oggetti della demo li vedremo appena finiremo la seconda area di questo gioco, quindi in pratica quando finisce la demo stessa. Vi farò vedere un attimo gli oggetti, che ovviamente non serviranno a nulla. Se serviranno a qualcosa li farò vedere alla fine di tutto. E per il resto niente. Quindi potrei anche decidere di continuare sul vecchio account, però quelli sono i dettagli. Non credo, perché siamo al giorno 5 e ce l'ho sprecato 2 giorni. Quindi vorrei farlo anche nel minor tempo possibile. E intanto ci sono queste larve che non so come si chiamano. Mi sa che mi devo fare anche Wikipedia di Pikmin 4, perché non sarebbe male come idea, davvero non sarebbe male. Però questi sono i dettagli. Ok, vai. Possiamo fare qualcosa? Sì. Ok, possiamo mandare Occin. Ok, attacca, attacca. Attacca l'altro. Ok, bellissimo, GG. Possiamo dire GG? Dai. Puoi scendere? Ok, puoi scendere, perfetto. E già i primi due li abbiamo presi. Dobbiamo prendere i primi tre, quindi mi raccomando, ragazzi.
Sì, vabbè, ora scende, ha paura, però non deve avere paura. E anche se donna, senza discriminazione razziale, anche se donna è la più intelligente per quanto l'equipaggio. E infatti si chiama Stafford. Chissà perché, quando si avrà creato lì l'aereo, può darsi. Vabbè. Per dire che le donne sono molto più intelligenti dei maschi. L'ho sempre detto e lo continuerò a dire. Stafford, pianeta Gia. 99 generazione, sì, di aiuto. Avete letto bene. Avete letto bene. Ok. Ora dobbiamo trovare anche gli altri. Subito finita. Subito finita la quest. Poi l'unica cosa da fare sarebbe quella di iniziare a giocare con i Pikmin. Sì, lo so. C'è un bel po'. Perché l'abbiamo vista anche nella demo. Che ci vuole un bel po' per trovare i primi Pikmin e giocarci. Però quali sono i dettagli? Eh sì, questa è l'area che abbiamo visto prima. C'è un buco aperto. Che sa. Wow, è caduta da laggiù. Potremmo arrampicarci. L'unica maniera per arrampicarci è ed esaminare. Già, è un ventilatore. Pikmin 4 è molto intelligente all'inizio. Quando inizieremo a giocare con i Pikmin sarà molto difficile, molto complesso, anzi forse chiederò anche l'aiuto altrimenti attraverso dei commenti, anche se questi video usciranno 5 volte alla settimana, quindi potrei cercare di fare qualcosa velocemente, sì, verrebbe male, sì, potrebbero uscire 2 video alla settimana, 2 video al giorno, sì, perché no, però questi sono i dettagli. Sì, lo so che dovrei essere più prudente. Ci diranno un sacco di cose delle quali ci dice letteralmente il gioco di fare. Però sì, dovremmo essere molto prudenti in molte occasioni. Però ce lo diranno loro, quindi sì. E da qui in poi direi subito di iniziare a leggere i dialoghi, perché sono molto importanti e ci servono per tutta la storia. Qua è solo la presentazione, fanno anche altre battute, eccetera. E ci fa comprendere che la bandiera significa completamente il 100% di tutta l'area. Visto che letteralmente non c'era nulla, 100% non ci voleva assai. Però questi sono i dettagli. Ok, e si inizia subito. C'è già qualcosa che vedo. Però mi sa che non possiamo prenderlo. Non possiamo prenderlo. Fumo che esce dalla nave. Oh no, che cosa sta succedendo? Spero che non siano le ultime parole, va bene. Dai. Controlla, controlla. Ed è tutto ok. È tutto ok. Ascolta che il motore si è riscaldato. Quindi, sì. Ciò che cosa significa? Che si può riparare, ovviamente. E quindi dovremmo trovare le batterie. Quindi un motore e quindi dai, diccelo, diccelo, come on. Ecco qua, diario di bordo, via, ho trovato un tesoro. Sì, i Luminon sono letteralmente letteralmente dei pezzi della Dolphin. Sì, in pratica. Ah, ma non riuscivo a chiudere. Questo è tutto, sì, lo faremo soltanto per toglierci le novità. Sì, questi sono tutti i consigli. Già. Già, ci saranno 10.000 consigli all'inizio. Alla fine non ci sarà più niente e sarà tutto complicato. Però vabbè. Ma niente. Ok, come on, come on, come on, come on, come on. Ok, non abbiamo tempo da perdere, via. Trova dell'energia. 300 luminum. Chissà dove si troveranno mai 300 luminum. Ah, se non mi fai finire il dialogo, io non potrò mai scoprire. Ah, la Beagle. Giusto. E si trova dall'altra parte, oltretutto, eh. Cioè, giusto per dire, si trova dall'altra parte. Come on. Dai. No, ma non mi dire che devo stare ad aspettare il primo episodio. Non sarà così per tutti gli altri episodi. Già ve lo dico, saranno molto più dinamici e molto più difficili. Però il primo episodio sarà soltanto parlare. E come Super Mario Odyssey. Già. E iniziare un video di Super Mario Odyssey, se non lo skippavo io tutte quante le animazioni, ci mettevo letteralmente 40 minuti. E ci metterà questo episodio 40 minuti ad iniziare? Può darsi di no, anche perché siamo, spero, a 20 minuti. Siamo già mezz'ora. Più l'intro. Vabbè. Allora, cerchiamo di tornare con R.
E cerchiamo, sì. Deve essere un tesoro, vedi quando brilla, va bene. Ok. Ok, ora ci dà la mappa, finalmente. La mappa è l'unica cosa che ci importava, perché grazie al tablet mappa noi possiamo vedere i tesori. Ovviamente i primi tesori saranno estremamente vicini e si vedranno, però ci saranno anche altri tesori. Vedete, qua abbiamo completato un'area, qua abbiamo completato un'area. Sto scherzando, ovviamente non abbiamo completato niente. Dobbiamo iniziare a fare quest'area, iniziare a fare quest'area. Qua è iniziato tutto, o forse no. Buono, non lo so. Non mi chiedete come funzioni. Ah no, queste, ok, questa è l'energia. Quindi l'area si è completata perché c'era la bandiera. Però ci sono altre altre fonti dove si può notare che non ci sono bandiere. Quindi si può iniziare quell'area, sì. Letteralmente Pikmin 4 è solo l'inizio di lunghe, lunghe ore di miniera. Già. Vediamo se le porta la Beagle. Già l'ha portata la Beagle. Perfetto. Quanta energia ci dà? Questo sensore grande cominciamo a raccogliere un oggetto così ingombrante. Grazie a la luce speciale che come Doraemon va a estremamente smagnetizzare tutto quanto, smaterializzare tutto quanto. E i Luminum sono 50, che non ce ne facciamo proprio niente. Se raccogliamo altre 250 unità, è normale che noi alla fine di questa giornata, visto che i giorni non possono iniziare, dobbiamo per forza raccogliere 300 luminum. Ma se tu mi stai stressare, allora abbiamo raccolto un nuovo tesoro, perfetto. Ma se tu mi stai stressare, non possiamo neanche iniziare. Eh sì, ci sono tre tesori. Ah. Allora, adesso c'è qualcosa che luccica. E quindi vediamo un pochettino. Ok, c'è qua. C'è qua, qualcosa che luccica. Ed è proprio questo, è un Game Boy. Via boom. GG. No, è un Game Boy o una GameCube? Una GameCube. È una GameCube. Palesemente GameCube. No, è un Game Boy. È un Game Boy Advance. GG. Vai, vai, manda, manda, manda. Veloce, veloce. Oh no, ci vogliono Pikmin. Interessante. Ah. Raga, troppo veloce. Cos'è? No, ma non sarà tipo una cipolla? Chiediamolo subito. No, no, non faccio sponsor ad altri youtuber. Nemmeno Occi riesce a trasportarlo. Lo scavo è stato completato. Wow. Bravissimo Occi. Velocizzazione. Facciamo così.
sì. Raccogliamo. Ok, via. Dovremmo essere arrivati già al massimo. Il 30 è il massimo, effettivamente. Però poi c'è un dettaglio. E via, iniziamo a raccogliere. Perché adesso inizieremo a raccogliere e non finiremo mai più di raccogliere. Wow, quanti di più? Ah, ho un punto per gettone, devo raccogliere. Perfetto. Quindi ora devo aspettare questi Pikmin qua che vengano. Li devo cogliere, ovviamente. No, li coglio in automatico. Meno male. Meno male, oserei dire, meno male. E ora l'unica cosa per cui ho preso tutti questi Pikmin è fare così. Vai, vai, veloce, veloce. Vai, Yoshin, vai. Vai, vai, Yoshin. 16 su 10, cioè letteralmente la velocità è assurda. E abbiamo trovato tutti i fiori che ci sono all'interno della zona, quindi i Pikmin non si possono produrre di più. Sono 13, il massimo è 30, ci sta. Ci potremmo anche riprodurre nei prossimi episodi, non lo so. Non lo so, non me lo dite, però sì. Quasi qualcosa si potrà fare. Ok. E siamo 200 su 300. Quindi dovremmo trovare un altro tesoro. Un altro tesoro che si trova... Non lo so. Puoi trovare altri tesori? È un po' difficile. È un po' difficile. È un mondo difficile. Stiamo andando qua? Ah, perché qua... non lo so. Boh, no, non posso fare letteralmente niente. Tranne che prendere questo qua. Però non so se si può andare. Lo vedo un po' difficile. A meno che... Ocin non faccia uno scatto. Vai. Ah, si può andare. Si è sbloccato adesso. Non mi dite niente, si è sbloccato adesso. Già. Siamo quasi a 300. Sì, lo so, lo noto. Vai, veloce, vai veloce, vai veloce. Aiuto. Vai con l'aiuto, vai con l'aiuto, vai con l'aiuto. Vai. Vai. No, non vuole andare, va bene. Ok, vai. Siamo 13, sono 11, mi sa che mi manca uno. O sbaglio. Ok. E ci siamo riusciti. E il primo episodio finisce qui. Grazie. Non so che avrei dovuto dire ricevuto. Però, ok. L'abbiamo già detto nella demo. So che devono dire sempre ricevuto. Meglio non dire ricevuto perché poi si arrabbia. E stavolta si dice grazie perché, tipo, facevo notare che abbiamo capito la frase. E non stiamo skippando così a caso. Dal prossimo episodio si inizierà a leggere tutti i dialoghi, si inizia a leggere tutto quanto, è arrivata la notte, quindi dovremmo già iniziare a vedere qualche frutto. E adesso... si inizia! Finalmente, Game Boy, così... L'energia del Game Boy è assurda. E adesso, si è sfinita tutta quanta l'energia, l'unica cosa che mi rimane da dire è... Siamo a 34 minuti di registrazione, qua 75, più la intro... Che non ci dimentichiamo, è durata questo minuto. Ragazzi, per oggi è tutto. Noi abbiamo fatto tutto quanto quello che potevamo fare. Il giorno 1 è andato a buon fine. Abbiamo raccolto 300 luminum in poco tempo grazie alla demo. Però non sarà così nei prossimi episodi. Dureranno forse di più, forse di meno. Dipende anche dalla giornata. Perché prima esisteva soltanto il giorno effettivo. Adesso andando in miniera non esiste più il tempo. Però... cercheremo di stare un poco tempo in miniera, così da verificare sempre l'orario di rec. Però questi sono altri dettagli. E noi quindi abbiamo finito questo giorno. Ci vediamo nel prossimo episodio. Vi ricordo la stazione campanella. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Non forse in compagnia di mio fratello. Però questo è il recap anche del giorno 1, eccetera. Del Luminum, eccetera. Sì, questi sono altri dettagli. E quindi adesso si inizia subito con dirvi ciao a tutti. Sì. Se magari si può fare qualcosa. Oh, ho trovato l'energia 1500 per esplorare una nuova mappa. Quello vi volevo dire. Adesso vi posso letteralmente dire ciao a tutti perché inizia il giorno 2. Però il giorno 2 è un nuovo giorno e quindi un nuovo episodio. Detto questo, quindi ciao davvero.